Ciao a tutti, sono Menia Cutrupi, sono felicissima perché oggi alla festa del libro Vienna presento per la prima volta il mio libro. Lo presento a tantissimi sognatori di tutte le età, perché i sognatori comunque non hanno età per fortuna. Questo, insomma, il mio libro è un libro strano, che si appende perché io sono una persona strana, evidentemente, ma ben venga l'unicità delle persone, la diversità delle persone. Anche se spesso ci insegnano ad essere tutti uguali, in realtà dovrebbero insegnarci ad essere semplicemente felici di essere noi stessi. Questo libro è un'autobiografia romanzata che parla della mia vita e degli ammazzasogni. Non so quanti di voi conoscono gli ammazzasogni, ma presumo che ognuno di noi li conosca. Racconto un po' il mio viaggio, nonostante le difficoltà, insomma, nel mio caso specifico rispetto alla sclerosi multipla, ma anche rispetto alle varie difficoltà che la vita mi ha, diciamo, riservato per mettermi alla prova, chiamiamole così. Oggi abbiamo fatto scrivere ai sognatori di tutte le età il loro sogno e lo abbiamo fatto mettere dentro la scatola. In questo modo si sono impegnati perché io, come scrivo nel libro e come molti di noi, penso, crediamo che per realizzare un sogno serva tanto impegno e tanto sacrificio. Li abbiamo messi dentro la scatola e poi attraverso dei palloncini simbolicamente abbiamo fatto volare in alto i nostri desideri, perché proprio per realizzare un sogno serve impegnarsi, sacrificarsi e poi soffiare, soffiare per farlo volare davvero in alto. In questo libro parlo dell'importanza dei sogni, ma anche e soprattutto dell'importanza del sorriso. Infatti troverete un capitolo che si chiama Il potere di un sorriso. In questo capitolo, che è stato un capitolo molto difficile da scrivere, perché parlo in particolare della storia di un ragazzo che si chiama Gianluca, che purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscere, però certe volte il sorriso resiste a tutto, persino alla morte. Quindi ho voluto dedicare questo sorriso a lui, questo capitolo a lui, e poi parlo anche di questo incontro speciale che ho avuto con Gogol. Gogol è un omaggio al sorriso e viene dato a tutte le persone resilienti che non si prendono di fronte alla difficoltà della vita e si impegnano a realizzare i propri sogni. Io sono un'ambasciatrice del sorriso e sono felice di esserlo perché è proprio una rete di persone positive che si abbracciano e fanno qualcosa di bello assieme. Quindi ringrazio tutte le persone che ne fanno parte, ringrazio Mauro. Insomma, se leggerete questo libro, spero possiate trovarne giovamento, comunque avere qualche stimolo per non arrendervi agli ammazzasogni. Perché, come dice mio figlio, se ognuno di noi rinuncia a una sola briciolina del proprio sogno, il mondo diventa secco. E siccome noi non vogliamo un mondo secco, ma vogliamo un mondo colorato e sorridente, quindi continuiamo a lottare e a creare i nostri sogni.